Ciao a tutti, sono Enrico Ceci, ho 28 anni e nel 2008 ho denunciato gravi reati all'interno di Banco di Desio della Brianza, la banca per cui lavoravo come cassiere nella filiale di Parma. E appunto ho denunciato il non rispetto di svariate normative antiriciclaggio e la presenza di una pericolosa falla informatica. A fronte delle mie denunce e a seguito di queste mie denunce sono stato licenziato dall'istituto, e però nel 2013 Banca d'Italia, anche grazie a queste mie segnalazioni, ha punito l'istituto bancario sanzionando tutti i vertici e il collegio sindacale. Nel 2014 il gruppo Banco Desio e due sue società controllate, Banco di Desio Lazio, Banco Desio Lazio Credito Privato Commerciale, hanno dovuto patteggiare a Roma una sanzione di 1.200.000 euro all'interno di un procedimento per riciclaggio internazionale e svariati reati, in cui appunto l'ex amministratore delegato di Banco Desio Lazio, Renato Caprile, ha patteggiato anche egli 2 anni e 10 mesi di reclusione. E a causa di queste mie denunce, Banco Desio ha messo in piedi ai miei danni una vera e propria opera di stalking, anche giudiziario. Ho dovuto subire un numero imprecisato di procedimenti penali e civili, e ad oggi pende su di me una richiesta risarcitoria di 200.000 euro per le mie interviste, e addirittura a causa del fatto che i giornali italiani e le televisioni, anche non solo italiani ma ad esempio tedesche, hanno parlato di questo scandalo, come se la colpa fosse mia. Quindi ecco, io ho denunciato tutte queste cose, chiedo a tutti i bancari ma anche a tutti i lavoratori di fare altrettanto, e ringrazio il Movimento 5 Stelle per il supporto e per aver depositato una richiesta, una proposta di legge per il whistleblowing nel 2013. Grazie tanto, un saluto a tutti.